è un momento di informazione, ma soprattutto di condivisione delle esperienze di servizio civile digitale. L'obiettivo che chiaramente ci si pone con questo webinar è quello di poter stimolare le sinergie fra gli enti di servizio civile universale e le organizzazioni della Coalizione Nazionale per le Competenze, Digitali, al fine proprio di, come vi dicevo, di promuovere, la partecipazione al prossimo avviso, che riguarda appunto il servizio civile digitale. Questa mattina avremo una introduzione da parte della dottoressa Laura Massoli, direttrice dell'Ufficio per il Servizio Civile Universale, del Dipartimento per le Politiche Giovanili del Servizio Civile Universale. Avremo poi, il dottor Paolo Martinelli, della Coalizione Nazionale, che ci parlerà della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali e il Servizio Civile Digitale, quale rappresentante, diciamo così, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Avremo poi un intervento della dottoressa Silvia Losco, anche lei Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che ci parlerà invece delle modalità di adesione. E poi avremo un momento di condivisione delle esperienze degli enti di Servizio Civile Universale, e avremo questa mattina gli interventi di ACLI, dell'Associazione Mosaico di Roma Capitale e di Ultreia Pedara. A questo punto inviterei la dottoressa Massoli, che non mi pare di vedere ancora in video, ad attivare il video, e le cederei immediatamente la parola in modo tale da non rubare ulteriori minuti preziosi a quello che insomma è il webinar di questa mattina. Auguro chiaramente a tutti un buon webinar. La ringrazio, dottoressa Massoli, di essere qui con noi questa mattina. Le cedo immediatamente la parola per la sua introduzione. Sì, grazie, grazie a voi. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Il mio sarà appunto, come è già stato detto, solo diciamo, un intervento introduttivo di contesto generale e poi appunto di introduzione appunto, ai contenuti più tecnici che seguiranno negli interventi appunto successivi. E mi piace in particolare ricordare l'importanza nel quadro appunto di questa collaborazione che il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha attivato insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale per promuovere appunto questa sperimentazione che così è nata legata al servizio civile digitale. E ricordiamo appunto che si è voluto mettere insieme un po' un istituto che è quello del servizio civile universale già consolidato e che trova insomma i suoi valori fondanti, come sapete, nell'educazione alla pace, nell'educazione alla cittadinanza e nella difesa non armata della patria e quindi appunto voler consolidare comunque questi valori ma integrarli e metterli assieme con la nuova figura del facilitatore digitale. Da qui appunto è nata questa sperimentazione del servizio civile digitale volto appunto a favorire attraverso la leva del facilitatore digitale, quindi dell'operatore volontario opportunamente formato anche su questi aspetti appunto della digitalizzazione, nell'ottica di contribuire a ridurre appunto il digital divide e sostenere quindi l'inclusione digitale. Abbiamo lavorato insieme con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale sin dal 2020, prima con una fase sperimentale. E poi appunto nell'ambito, e attualmente siamo in questa fase, del PNRR, in particolare appunto della missione 1. E recentemente si sta concludendo, siamo nelle fasi diciamo, di conclusione del primo ciclo finanziato dal PNRR e proprio appunto il 30 settembre si è chiuso il relativo bando rivolto appunto ai ragazzi, agli operatori volontari, ai giovani dai 18 ai 28 anni interessati a questa esperienza appunto nell'ambito del servizio civile digitale. Abbiamo avuto per 2.172 posizioni, abbiamo avuto una risposta molto significativa appunto da parte dei ragazzi e poi appunto sulla base delle selezioni che verranno fatte
fatte appunto dagli enti, i ragazzi poi potranno entro la fine dell'anno iniziare effettivamente l'esperienza di servizio civile digitale. Come sapete, seguono, come è stato detto anche nel precedente intervento, ci sono oggi quattro enti di servizio civile che ringrazio appunto per la loro collaborazione, oltre che per la loro presenza, che ci racconteranno un po' l'esperienza che anche per noi è, come dire, una prima volta, l'esperienza che nel quadro della sperimentazione hanno potuto portare avanti e che costituisce per noi, oltre che una testimonianza importante, anche una condivisione preziosa, perché ci fa in qualche modo toccare con mano, attraverso l'esperienza degli enti, che cosa effettivamente ha prodotto questa prima sperimentazione di servizio civile digitale. Ovviamente sarà, come è stato anche già anticipato, come era scritto anche nell'introduzione del webinar, sarà a breve lanciato il secondo avviso, sempre nel quadro del PNRR, e l'obiettivo di questo webinar, così come di quello che lo ha preceduto e di quello che seguirà nelle prossime settimane, è di, da un lato, appunto, far conoscere sempre più questa opportunità anche ad altri soggetti che nel quadro appunto dei criteri e delle regole del sistema del servizio civile possono dare il loro contributo affinché appunto si allarghi ancora lo spettro dell'ambito della partecipazione, e dall'altro appunto è anche importante condividere, come dicevo, le esperienze degli enti che operativamente stanno lavorando con noi e con il DTT. Quindi io voglio solamente in conclusione ringraziare nuovamente il Dipartimento per la Trasformazione Digitale per questa collaborazione, anche il Formez per il supporto che ci sta dando in questa attività di capacity building, appunto rivolta in particolare agli enti protagonisti e coinvolti nella sperimentazione. Ovviamente voglio ringraziare anche gli enti che sono qui e che seguiranno, e poi ovviamente anche i colleghi del Dipartimento, in particolare la dottoressa Losco, che poi farà un intervento specifico sul tema, che segue in particolare il tema del servizio civile digitale, con la quale appunto stiamo lavorando per una implementazione sempre più significativa di questo, di questa opportunità. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie mille, dottoressa Massoli. A questo punto allora direi che possiamo passare all'intervento di Paolo Martinelli, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che ci illustra la Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali e il Servizio Civile Digitale. Prego. Grazie, Paolo. Grazie mille, grazie dottoressa Massoli, buongiorno a tutte e a tutti. L'obiettivo di questa parte dell'incontro è quello di raccontare brevemente cos'è la Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali. Riteniamo infatti che i programmi e i progetti di servizio civile digitale potrebbero trovare nelle organizzazioni della Coalizione Nazionale dei partner importanti per conseguire gli obiettivi di inclusione digitale previsti dal programma quadro di servizio civile digitale. La Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali nasce all'interno di Repubblica Digitale, che è l'iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro della Strategia Italia 2025, che ha l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione del Paese. I principali indicatori nazionali e internazionali relativi all'area dell'economia e della società digitale, ad esempio il DESI che è della Commissione Europea, ma anche i report sull'e-government e sull'education dell'OCSE, mostrano che l'Italia è penalizzata in modo significativo nella crescita digitale da una carenza di competenze nella popolazione che influenza negativamente la possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole al dialogo democratico, l'adeguatezza delle competenze rispetto alle richieste del mondo del lavoro e la capacità del paese di rispondere alle esigenze dei nuovi mercati e dei lavori ad essi correlati, che sono in gran parte legati alle tecnologie emergenti. Repubblica Digitale è la risposta strategica nazionale a questo problema.
vuole agire con azioni sinergiche e di sistema, mettendo in rete le esperienze e le competenze sviluppate nell'ambito di tutti i settori e di tutte le componenti del nostro paese. Sostanziale per il raggiungimento degli obiettivi è, con la regia di un comitato tecnico guida, l'attività della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, che è composta da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Manifesto per la Repubblica Digitale, proponendo azioni concrete, capaci di produrre risultati che siano misurabili e quantificabili. Repubblica Digitale cerca di rispondere a questa situazione in modo organico, con questa alleanza multi-stakeholder, con un comitato tecnico guida composto da istituzioni, enti territoriali, università, istituti di ricerca, i media nazionali e rappresentanti appunto della società civile, che sono a contatto con la strategia, e molte altre collaborazioni che ci permettono di approfondire temi specifici. In questo quadro risulta fondamentale anche il rapporto con la comunità internazionale. La Coalizione Nazionale infatti è partner del network composto dalle 25 coalizioni nazionali europee con cui intratteniamo un dialogo costante. Nell'affrontare il tema delle competenze digitali, che sta trasversalmente su tutti i settori sociali ed economici, sull'asse della cittadinanza, che è quello che riguarda più da vicino il servizio civile digitale, abbiamo identificato degli obiettivi chiari per il 2025, ovvero portare dal 46% al 70% la percentuale di cittadini con competenze digitali almeno di livello base, contrastare il divario di genere e riportare questo indice sotto il valore medio registrato nei paesi della Comunità Europea, innalzare del 40% il numero di utenti che accedono ai servizi di government e portare la percentuale di utenti di internet nella fascia tra i 65 e i 74 anni dal 52 all'84%. Questi obiettivi sono stati poi riportati sul piano operativo come obiettivi che devono indirizzare la roadmap che stiamo seguendo. Repubblica Digitale nasce nel 2019 come una call for action, una chiamata all'azione sulle varie iniziative per quanto riguarda il tema delle competenze digitali. Nel 2020 abbiamo aderito alla Digital Coalition europea, abbiamo istituito il comitato tecnico guida, pubblicato la strategia nazionale che ci permette di avere un quadro complessivo e organico di tutti gli attori che lavorano sui temi delle competenze digitali, e su questo abbiamo scritto la prima versione del piano operativo che abbiamo tra l'altro appena aggiornato e che è attualmente in pubblicazione. Nel 2021-2022 stiamo consolidando Repubblica Digitale, non soltanto portando delle azioni come quella del servizio civile digitale all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche iniziando ad effettuare un esercizio di monitoraggio e valutazione dei risultati attraverso un metodo sempre più strutturato. La Coalizione Nazionale è arrivata così a 305 iniziative e ha superato le 250 organizzazioni, ha un'ampia distribuzione territoriale che risulta anche abbastanza omogenea rispetto agli assi di intervento della stessa strategia, e che quindi concorre in modo importante al raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati per il piano operativo. Abbiamo avviato in maniera più sistematica, come dicevo, una valutazione dei risultati di queste iniziative. Quelli che vedete sono dati ancora non del tutto completi, perché alcuni sono ancora da rilevare, ma sono sicuramente già significativi. Nel 2021 sono stati coinvolti nelle attività di supporto, facilitazione e formazione più di 1 milione di cittadini attraverso le iniziative della coalizione, e noi confidiamo di poter mettere a disposizione degli enti di servizio civile digitale questa esperienza maturata dalla coalizione nazionale attraverso partnership e attività di coprogettazione territoriale. Grazie mille. Grazie Paolo. A questo punto cederei la parola di nuovo al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, quindi invito la dottoressa Losco a appunto ad attivare la webcam e ci parlerà delle... Buongiorno. Ok, perfetto, la vedo e la sento, sì. Ci parlerà a questo punto delle modalità di adesione. Prego, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti e siamo al, come ci diceva in apertura la dottoressa Daniela Isola, siamo al secondo intervento previsto per facilitare il colloquio degli enti che hanno effettivamente una specificità nel digitale della coalizione con gli enti del servizio civile universale. Il primo webinar è stato molto seguito e abbiamo anche ricevuto molti interventi, insomma, a chiarimento di alcuni fattori, quindi è diventato anche fattivo. Spero possa essere anche questo molto utile agli enti che intendono comunque unirsi e dare il loro contributo per il servizio civile digitale relativamente al prossimo avviso. Allora, cerco di condividere il mio schermo perché ho una presentazione, quindi datemi solo un secondo per condividere. Dovreste vedere ora la mia presentazione. Daniela, magari se mi conferma. Sì, ora la vediamo perfettamente. Benissimo. Allora, eccoci, vi do alcuni elementi, diciamo, di dettaglio riguardo a questa iniziativa relativa al servizio civile digitale che fa parte della misura 1.7.1 del PNRR. Allora. Vediamo un attimo se riesco. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto che l'iniziativa è nel contesto, come ha detto in apertura la dottoressa Massoli, nel contesto dell'accordo siglato nel 2021, il 14 dicembre 2021, tra il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. La finalità era quella comunque di inserirsi in un investimento del PNRR specifico nato per migliorare, no, un improvement delle competenze digitali di base. La missione 1, componente 1 proprio del PNRR che mira con l'Istituto del Servizio Civile Universale a promuovere quindi comunque il digitale tra i valori anche fondativi della Repubblica come strumento che può potenziare l'inclusione sociale e comunque la capacità anche di svolgere, diciamo, un ruolo in un ambito pienamente democratico. E vi do uno spaccato molto velocemente dei bandi che abbiamo messo in atto sul servizio civile digitale. Prima di tutto un pilota, una sperimentazione quindi, che ha visto, e sono attualmente in atto, 103 progetti che sono afferenti a 45 programmi specifici distribuiti sul territorio per un impiego complessivo di 1.007 per la precisione, operatori volontari. Sono ragazzi che attualmente hanno il servizio civile digitale in corso e con enti che sono distribuiti sul territorio. Alcuni di questi presenteranno la loro esperienza oggi. E devo dire che l'entusiasmo che spero trapeli dai prossimi interventi, anche dei propri degli enti, è notevole e i ragazzi sembrano gradire veramente, diciamo, questo tipo di attività a servizio dei cittadini e delle comunità tutte. Abbiamo poi un secondo bando, che è quello che abbiamo fatto, l'ultimo bando del 2 agosto 2022, che vede coinvolti 2.160 operatori volontari. Vi do qui dei dettagli. In quanto noi abbiamo, diciamo, aperto un avviso a cui hanno risposto 62 enti e che presentando appunto 62 programmi di intervento per un totale di 212 progetti. I fondi hanno previsto, davano la possibilità di accedere anche a un numero, di mettere a disposizione anche un numero superiore di posizioni da operatore volontario, quindi qui trovate, diciamo, questo dettaglio. Siamo riusciti a recuperare anche 26 programmi che erano stati valutati positivamente nell'ambito della sperimentazione, ma non avevano trovato spazio, diciamo, in termini di finanziamento in quell'ambito. Li abbiamo recuperati 66 progetti, quindi, che erano stati presentati l'anno prima per la sperimentazione, per un totale di 522 posizioni anche ancora messe in campo. Quindi 2.160 ulteriori operatori volontari attualmente in servizio civile sul digitale in Italia.
anche questi progetti sono già partiti, quindi anche su questo avremo uno spaccato, le giornate di capacity inserite in questo, diciamo, percorso di rafforzamento, fatemelo chiamare, capacity building agli enti, stavolta anche non afferenti all'ambito SCU, insomma. Ci sarà un'altra data, ecco, ci sarà un'altra data, anche in quell'altra sede presenteremo altre iniziative proprio che come testimonianze di queste due, diciamo, di questi due momenti d'avviso. Finalità generale, la finalità è alta ed è inserita nel PNRR come target generale. Si tratta di dare assistenza a 1 milione di cittadini che risultino beneficiari, diciamo, delle attività di facilitazione che vengono proposte nei progetti che abbiamo attualmente in campo. E il target sui volontari, lo vedete, lo segnate, diciamo, in questa slide, contiamo quindi di coinvolgere più di 9.000 ragazzi. Ecco, quindi questo è un po' il trend che accompagnerà, il trend proprio che accompagnerà i nostri avvisi, insomma. Avete visto che attualmente siamo già a una prima tranche di coinvolgimento intorno ai 2.500 unità, se togliamo la sperimentazione. I progetti che sono stati presentati, ma che verranno anche, a cui daremo spazio anche nei prossimi 2 anni, nei prossimi avvisi, devono afferire a due, diciamo, filoni di attività. Una tipologia 1, denominata tipologia 1, si tratta di realizzare o potenziare un servizio civile, un servizio, diciamo, di facilitazione digitale già presente, no? Già in atto, o comunque che si intende mettere a punto nell'ente che diciamo, propone il programma di intervento. Quindi è un servizio di facilitazione digitale offerto alle comunità, eventualmente già presente o da creare ex novo. La seconda tipologia invece è più quella riferita all'educazione digitale, quindi stiamo parlando di attività più formative, di informative rivolte alla cittadinanza. Anche qui, se sono già in atto attività o iniziative nell'ente, si tratta eventualmente di potenziarle o di crearle ex novo. Quindi servizio propriamente reso alle comunità nella tipologia 1, educazione digitale invece alle comunità per quanto riguarda la tipologia 2. E vi do qui degli elementi che spero possano essere utili per capire com'è il nostro impianto, no? Cioè gli enti cosa fanno per poter proporre un'iniziativa sul servizio civile digitale. Rispondono ai nostri avvisi. E trovate in questa slide il riferimento agli ultimi due avvisi che vi ho nominato in apertura, che sono l'avviso sperimentale e poi che del 12 maggio 2021 e l'ultimo avviso che è quello del 25 gennaio 2022. Ecco, questi sono, e questo è l'impianto, quindi se voi avete intenzione, no, di partecipare, come mi auguro, potete già vedere, diciamo, da questi due esercizi già messi a terra, qual è l'impianto al quale rispondere. È importante perché chiaramente è una procedura, quindi, diciamo, rispondete con una proposta, anche un formalismo che va assolutamente mantenuto. Quindi vi invito a visionarli. Sono simili, non identici, quindi ci sono nella sperimentazione, chiaramente ci sono dei fattori messi in luce che poi non vengono riprese nell'avviso e viceversa. Quindi questo è, diciamo, l'impianto tipo dei nostri avvisi. Come potete, diciamo, in che forma, no? Come potete partecipare? Poi soprattutto, potete partecipare? Ecco, chi partecipa ai nostri avvisi? Ai nostri avvisi possono partecipare gli enti iscritti all'albo di servizio civile universale. Quindi, diciamo, qualora voi non lo foste, mi riferisco agli enti della coalizione, alcuni sono già presenti, ma diciamo non in modo diffuso. Ecco, l'iscrizione all'albo è una condizione sine qua non, quindi indubbiamente come ente titolare, ma diciamo la forma più rapida, più veloce e anche più pertinente, se posso dire, di partecipazione è quella di agganciarvi in realtà e mettendo a disposizione la vostra expertise nel digitale a un ente che è già presente all'albo e che quindi opera in ambito di servizio civile digitale o servizio civile universale già, diciamo, da anni.
vi devo dire che l'albo è una struttura molto qualificata, no? Vi partecipano e sono iscritti all'albo enti che hanno delle strutture organizzative idonee ad accogliere i ragazzi e a formarli nell'ambito, abbiamo detto, del proprio nell'ambito di pertinenza del servizio civile che attiene a quello dell'espletamento di una funzione di cittadinanza attiva. Quindi è molto specifico. Qui stiamo parlando del digitale, ma nella cornice offerta dal servizio civile universale, che è una cornice valoriale molto ampia, che caratterizza chiaramente la formazione dei ragazzi. Il digitale qui è una componente, quindi, che viene applicata come strumentale proprio al veicolare questi valori, che sono i valori fondanti del servizio civile. Per cui qui vi propongo, no, la modalità di collaborazione che può essere idonea per farvi partecipare ai programmi alla presentazione dei programmi di intervento, che è in forma o di rete o di partnership con dei soggetti che sono già inclusi all'interno dell'albo. In particolare voi potrete proporre, insomma, partecipare come in rete con degli enti se decidete di operare, se la vostra capacità, diciamo, può essere applicata a livello di programma di intervento, no? Noi richiediamo nell'avviso la presentazione di programmi di intervento. Ogni programma poi è articolato in più progettualità, in più progetti. Ecco, l'intervento di collaborazione in rete, quindi un accordo di rete, può essere stilato se i due enti decidono di partecipare a livello proprio di programma. La partnership invece, un accordo di partnership può essere attivato se si intende partecipare a livello di progetto, quindi su una singola progettualità e quindi andando proprio ad operare, diciamo, nell'ambito delle attività specifiche di progetto. E, ripeto, queste due forme sono attivabili da enti non iscritti, con enti non iscritti, no, all'Albo School, ma indubbiamente deve esserci un accordo con un ente che è un ente già iscritto all'Albo School e quindi un ente titolare di accreditamento che intende ovviamente rispondere e presentare il programma di intervento specifico di servizio civile digitale. Questa è la modalità altamente consigliata ovviamente per chi si sta, come dire, avvicinando al mondo del servizio civile, che ha una sua peculiarità, quindi attenzione, diciamo, ha assolutamente una sua specificità e quindi, diciamo, anche i requisiti richiesti agli enti sono dei requisiti, fatemi dire, specifici, direi alti, in termini soprattutto di apparati, ripeto, gestionali atti idonei ad accogliere i ragazzi. Sto parlando di sedi, sto parlando di apparati gestionali in termini di sistemi formativi, sto parlando di sistemi selettivi e anche sistemi di monitoraggio, quindi insomma che sono ormai diciamo ovviamente varati e comunque presenti nel servizio civile come assolutamente, no, fondamentali alla gestione dell'impianto e dei ragazzi. Attualmente l'albo di servizio civile è costituito da 448 enti titolari, questo è un dato aggiornato a fine settembre, 448 enti titolari di accreditamento, quindi sono, diciamo, gli enti che poi di fatto presentano i programmi di intervento a fronte dei nostri avvisi, 15.313 enti di accoglienza, oltre 63.000, quasi 63.500 sedi iscritte all'albo. Quindi gli enti di accoglienza sono proprio gli enti che ricevono i ragazzi che poi vengono distribuiti sulle sedi iscritte. Quindi come vedete è molto capillare, prima di tutto è gerarchico l'albo in un certo senso, ci sono enti di titolari ed enti di accoglienza e poi sedi sui quali risiedono i ragazzi e i numeri sono molto alti, quindi molto molto capillare la presenza sul territorio ovviamente per arrivare, diciamo, e accogliere i ragazzi in tutte le regioni italiane. E quali sono i soggetti che possono iscriversi all'albo, no? E quindi qui vi riprendo i requisiti che sono comunque, vi invito quindi sempre a esaminare le nostre circolari e le nostre disposizioni che sono disponibili sul sito del Dipartimento, ovviamente nel sottosistema relativo al Servizio Civile Universale. Ci riferiamo alla circolare di giugno 2021 che fornisce le norme
e i requisiti per l'iscrizione all'albo. Quindi i soggetti iscrivibili sono chiaramente soggetti pubblici o soggetti privati, però che hanno i requisiti giuridici e strutturali organizzativi previsti sia dalla nostra circolare, dal decreto del legislativo 40, che è quello istitutivo del servizio civile universale, e poi comunque ovviamente dall'articolo 3 della legge 64 del 2001. E stiamo parlando di enti non profit chiaramente. I requisiti, tutti i requisiti quindi devono essere ovviamente posseduti al momento dell'iscrizione. Ci sono dei termini che, per l'iscrizione. Questa è un'altra slide che abbiamo inserito con i funzionari del servizio per rendere chiara la situazione. Quindi vi è una finestra temporale, questa finestra temporale è segnata a 31 ottobre, quindi diciamo che siamo nel mese in cui a breve, al 31 ottobre, si chiuderà la possibilità di fare gli adeguamenti. Ok, cosa si intende per adeguamento? Un ente titolare adegua la propria iscrizione sulla base di nuove considerazioni, quindi eventualmente fornisce gli elementi per iscrivere un nuovo ente di accoglienza. Questo potrebbe essere il caso, no, di alcuni di voi, se sono interessati, diciamo, quindi di iscrivere un nuovo ente di accoglienza, di iscrivere eventualmente una nuova sede, o eventualmente modificare i propri sistemi di gestione, sistemi di selezione, eccetera. Questo interessa meno magari al contesto attuale. Per cui l'invito è quindi, qualora vogliate, no, iscrivervi come ente di accoglienza, l'invito è quello a farlo subito. Ecco, prendere l'occasione ovviamente di questo nostro webinar, immediatamente noi siamo ovviamente a disposizione di darvi una mano, ma comunque accedere alle circolari, alle disposizioni e iniziare la procedura di iscrizione, che è una procedura online e che ci darà modo poi di esaminare le vostre istanze e quindi concludere in tempo utile per il prossimo avviso la vostra iscrizione. Questo è uno spaccato sulla tipologia degli enti che attualmente hanno proposto i programmi di intervento di servizio civile digitale, no? Le abbiamo un attimo analizzati, ovviamente, sia per ciò che attiene la partecipazione al pilota che ciò che attiene la partecipazione al primo ciclo PNRR. Le presenze sono lievemente diciamo differenziate, sono la maggior parte comunque sono associazioni che operano nell'ambito delle organizzazioni di volontariato. Vedete i due spaccati, il 38 e il 37%, l'arancione è, diciamo, la parte di torta che attiene associazioni proprio del terzo settore, no? Di associazioni di volontariato. E il 30% sono enti locali e unioni di comune. Anche qui addirittura è cresciuto col primo ciclo, il dato è cresciuto nel primo ciclo PNRR. Devo dire che anche, diciamo, contattando gli enti, i contatti che abbiamo con il territorio, i comuni, no, gli enti locali sono molto interessati a questa forma chiaramente di servizio civile che attualmente chiaramente li mette in condizione di dare servizi digitali alle proprie comunità. Quindi devo dire che questo in ambito locale, diciamo, è un servizio che è stato molto apprezzato, ripeto, sia dai ragazzi che dagli enti che hanno proposto i programmi di intervento. Ovviamente poi trovate qui una distribuzione, ci sono anche alcune amministrazioni statali in forma comunque bassa, altre imprese sociali, cooperative sociali e reti associative di varia natura. Quindi insomma, questo è un attimino la fotografia di chi sta attualmente, chi ha risposto agli avvisi e sta attualmente gestendo i progetti sul territorio. Qualche elemento operativo: potete collegarvi chiaramente al nostro portale e accedere alla sezione relativa all'albo, e intanto vi diamo facoltà di scaricare l'albo completo, quindi vedete chi attualmente è iscritto, gli enti sicuramente, insomma,
troverete delle realtà che magari conoscete bene e con le quali siete già in contatto, potrete anche filtrare per territorio, per tipologia, insomma, e diciamo vi consentiamo anche una navigazione guidata e quindi eventualmente trovare degli interlocutori anche eventualmente per sezione, no? La sezione è un po' l'ambito nel quale operano e per sezione di riferimento e quindi seguendo la navigazione potete trovare eventualmente effettivamente diciamo candidati per la vostra ipotetica, diciamo, come dire, condivisione di un'iscrizione in forma di ente di accoglienza. Sul sito del Dipartimento abbiamo anche, e stiamo continuando a pubblicare, delle FAQ specifiche che vengono fuori proprio per rispondere alle domande più ricorrenti, insomma, inserite a valle che ci ponete a valle dei nostri webinar. Sono utili perché magari in modo sintetico, no, abbiamo riscontrato che riescono a farvi accedere, a mettere insieme più informazioni e magari quindi potete anche accedere alle FAQ e trovare risposta ad alcune questioni che magari vi sembrano importanti da porre. In ultima slide, oltre a ringraziarvi, vi do i nostri riferimenti. Ci raggiungete all'indirizzo di posta scd@serviziocivile.it, che è l'email che abbiamo istituito proprio per cercare di chiaramente canalizzare tutti i contatti con voi nell'ambito del servizio civile digitale, e dietro ci sono le nostre strutture, i funzionari chiaramente del servizio che vi daranno supporto e che guideranno, diciamo, un pochino le vostre attività, e poi i riferimenti dei siti. Vi ringrazio e grazie. Grazie mille, dottoressa. Come sempre le sue presentazioni sono chiarissime, molto operative, giustamente, perché, come ricordava, questo è il tempo e il momento in cui bisogna iniziare a coprogettare, a pensare ad aprire quella sinergia che è l'obiettivo, diciamo, di questo nostro incontro. E proprio in questo senso va questa seconda parte, permettetemi di dire, di webinar, perché a questo punto abbiamo una serie di interventi in cui vengono declinate tutte le alcune esperienze di enti storicamente, diciamo così, impegnati in attività di servizio civile universale. E, il primo, diciamo, andiamo, diciamo, in ordine puramente alfabetico, per cui chiederei al dottor Mauro Perotti di ACLI, eccolo, lo vedo già in video, lo ringrazio chiaramente per essere qui con noi e le cedo la parola in modo tale da poter, insomma, da poterci descrivere la vostra esperienza. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate e quindi ringrazio anche io per l'invito a questo evento, per avere la possibilità di fronte a questa platea così ricca di partecipanti di poter presentare quello che è stato il nostro investimento sul servizio civile digitale. E poi ritengo sempre che queste occasioni, diciamo, dove, diciamo, gli enti possono presentare appunto le proprie esperienze e possono confrontarsi, quindi, diciamo, c'è uno scambio di buone prassi, diciamo, c'è un confronto, possano arricchire reciprocamente. Per cui, ecco, partecipo volentieri e ringrazio di avermi invitato. Allora, prima di iniziare, appunto, per chi non conosce, diciamo, parliamo di ACLI al plurale, quindi Associazione Cristiani Lavoratori Italiani, che sono un'associazione di promozione sociale nata nel 1944 come soggetto di tutela dei lavoratori. Poi nel corso del tempo abbiamo ampliato la nostra mission alla tutela anche di tutti i cittadini, in modo particolare alle persone fragili, e diciamo, raggiungiamo tutti i cittadini offrendo, diciamo, servizi.
attraverso, diciamo, un sistema di circoli, di imprese e di associazioni specifiche. Quindi, io adesso condivido lo schermo perché passo alla presentazione del... vediamo se ci riesco. Allora, datemi un attimo di tempo. Allora, vediamo se è quello giusto. Ok, perfetto. Sì, noi vediamo la sua presentazione. Ok, benissimo. Non la vediamo in formato presentazione, però. Non lo vedete in formato presentazione? Allora, no. Datemi un momento. E allora, condividi lo schermo. Scusate un attimo che... Allora, riapriamo la presentazione. Oddio, ho perso, scusatemi un attimo, i problemi, il bello della diretta, ma scusatemi, sono abituato in genere con Teams, Zoom ho meno familiarità, non trovo più la presentazione. Datemi, allora, condividi, perché non me la fa vedere? La vedete adesso, giusto? La metto in modalità sì. Presentazione, dovreste sì. Vederla, giusto? Ok. Sì. Non riesco a... Vabbè, comunque vado avanti, diciamo, scusate. Va bene, non la vedete? Ok, allora. Non so perché non mi parte la presentazione, faccio funzione F5, ecco, ci siamo riusciti, scusate davvero, mi scuso diciamo per il disguido. Allora, come dicevo, diciamo, le ACLI diciamo, hanno partecipato a entrambe le edizioni del servizio civile digitale, quindi abbiamo partecipato sia diciamo, al bando pilota, il cosiddetto bando pilota, bando sperimentale, sia diciamo all'ultimo bando digitale e diciamo abbiamo presentato in entrambi i casi un programma composto da due progetti. In questa slide diciamo è possibile vedere l'articolazione territoriale dei due programmi. Nel primo programma diciamo abbiamo immaginato, diciamo, abbiamo progettato attività su 11 regioni per 19 volontari. Il programma è costituito da due progetti, diciamo, un progetto che poi andremo a vedere nel dettaglio, più mirato, diciamo, a quelle che sono le attività dell'associazione, mentre l'altro progetto, diciamo, più mirato alle esigenze di enti della pubblica amministrazione. Perché diciamo, all'interno del nostro sistema accreditato abbiamo anche come enti di accoglienza alcuni comuni e quindi diciamo, abbiamo voluto fare questa sperimentazione sia diciamo, proprio con un livello, chiamiamolo più associativo, quindi mirato alla nostra associazione, e un altro invece coinvolgendo le pubbliche amministrazioni. Il programma che diciamo, abbiamo poi ripresentato quest'anno e per il quale diciamo, è scaduto il bando degli operatori volontari lo scorso 30 settembre, diciamo, è molto simile. Questo perché? Perché quando abbiamo iniziato a scrivere questo progetto era stato appena avviato il bando sperimentale e quindi non avevamo ancora un'esperienza di... che potevamo validare e quindi sostanzialmente diciamo le attività che sono previste anche nel secondo programma diciamo vanno a replicare, mi venga passato questo termine, quelle del bando pilota, aumentando però il numero di regioni dove abbiamo eseguito queste sperimentazioni. Purtroppo
In alcuni nel bando pilota, diciamo, ci sono state alcuni abbandoni da parte dei ragazzi, quindi sulle 11 regioni iniziali attuazione del progetto, due non ci sono più perché non abbiamo operatori volontari nel Lazio e in Umbria, però abbiamo ampliato appunto il territorio di riferimento anche con il Veneto e le Marche. Quindi questo è un po' l'articolazione dei programmi e come ci muoviamo. Adesso andiamo a vedere appunto quali sono le attività e che cosa prevedono i progetti, no? Sapete che un programma è un insieme di progetti e diciamo all'interno dei due programmi, diciamo, ci sono due progetti abbastanza simili, quindi con una struttura chiamata Generation. Quindi abbiamo il progetto Smart Generation e il progetto Digital Generation, che sono appunto rivolti alla nostra rete. Da dove siamo partiti? Ecco, partiamo dal primo progetto, il progetto appunto riferito alla rete associativa ACLI, e siamo partiti dalle pregresse esperienze di progetti sociali delle ACLI. Come ho detto prima, diciamo, quella che è la nostra mission è sempre quella di offrire servizi di tutela nei confronti di cittadini, soprattutto fragili, no? Per cui abbiamo fatto un'ulteriore esperienza con i nostri progetti sociali di accoglienza, ascolto, orientamento e supporto in percorsi differenziati di sostegno ai cittadini. È un po' quella che è la nostra mission, quella di offrire segretariato sociale, soprattutto, diciamo, nel periodo di pandemia, diciamo, molti cittadini si sono rivolti alla nostra associazione per l'ottenimento dei bonus sociali, per diciamo, appunto, poter accedere ai servizi che spesso, diciamo, avvenivano in modalità online. Quindi partiamo sostanzialmente, quando siamo andati ad immaginare questo progetto, partivamo con un'utenza di base già individuata, proprio perché avevamo questi cittadini che si rivolgevano ai nostri progetti. E quindi volevamo inserire l'attività del progetto di servizio civile digitale all'interno di un più ampio contesto di servizi sociali, educativi e formativi offerti alla cittadinanza. Abbiamo detto che c'è la possibilità di offrire anche un servizio di facilitazione digitale. E poi, diciamo, avevamo sempre con i progetti a disposizione un catalogo di servizi offerti sui diversi territori. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato con questi progetti di realizzare un nuovo percorso di prossimità. Questo che cosa vuol dire? Che volevamo valorizzare ed ampliare quanto già costruito, sviluppando e ripensando su un nuovo percorso di prossimità digitale. Quindi abbiamo visto che c'era la possibilità di poter accompagnare i cittadini in questa transizione digitale indispensabile per veder garantiti i propri diritti, no? Parliamo con i nostri progetti, quindi poi l'abbiamo ribadito nell'obiettivo specifico del progetto, quello di esigibilità dei diritti del cittadino. Quindi come raggiungiamo appunto questo obiettivo? Attraverso appunto accrescendo la conoscenza, la consapevolezza e l'utilizzo delle opportunità che il web e gli strumenti online offrono rispetto all'esigibilità dei propri diritti e doveri del cittadino. Quindi avevamo il nostro panel di servizi, avevamo già un'utenza che in qualche modo, diciamo, conoscevamo, era profilata, e sapevamo appunto e abbiamo colto questa opportunità di inserire anche il servizio di facilitazione digitale all'interno di quel panel di servizi che offriamo ai cittadini che si rivolgono alle nostre sedi, ai nostri circoli. Chi sono i destinatari? I destinatari, ovviamente, diciamo, tutti i cittadini italiani e stranieri. Ho messo gli over 65 perché è un target molto importante sia per la tipologia di soci, ma sia per le persone che si rivolgono nelle nostre sedi, e anche perché diciamo, abbiamo coinvolto come partner di progetto Ancescao, che è l'associazione dei centri sociali per gli anziani, che appunto ha fatto e continua a fare, diciamo, un lavoro di promozione del progetto all'interno di questi centri, proprio perché è una tipologia di persone che ha bisogno di questo accompagnamento e di questo servizio di facilitazione digitale. Quali sono i risultati attesi di questo progetto? Diciamo, ci aspettiamo che
al termine del progetto ci sia un'aumentata conoscenza degli strumenti digitali a sostegno dei propri diritti e doveri, che sia aumentata anche la competenza digitale di chi ha avuto accesso ai percorsi di facilitazione digitale e quindi poi di conseguenza anche una rafforzata capacità di essere cittadini attivi mediante il mondo del digitale. Quali sono quindi le attività che abbiamo previsto poi per raggiungere gli obiettivi? Abbiamo previsto tre tipologie di attività. Allora, la prima attività è chiamata catalogo dei servizi offerti dagli utenti, proprio perché prevede appunto la realizzazione di un catalogo, quindi gli operatori insieme agli operatori volontari di servizio civile faranno una mappatura dei servizi, sperimenteranno i servizi che dovranno offrire e poi creeranno le procedure per erogare quella tipologia di servizi. La seconda attività prevista è una campagna di sensibilizzazione per l'utilizzo degli strumenti digitali, quindi una campagna che ovviamente dovrà essere realizzata attraverso la realizzazione dei materiali e poi diciamo la gestione della campagna, che verrà fatta soprattutto attraverso i social e la collaborazione dei partner di progetto che abbiamo individuato. E infine l'ultima attività prevista è proprio quella dell'erogazione del servizio attraverso lo sportello di facilitazione digitale, che abbiamo previsto anche itinerante, quindi non solo nelle sedi di attuazione, ma diciamo andiamo a raggiungere l'utenza anche diciamo in altre sedi dove appunto sarà possibile diciamo avere una platea più ampia alla quale offrire i nostri servizi. E l'altro progetto diciamo compone il programma è il progetto cosiddetto PA. Abbiamo quindi il progetto Smart PA e il progetto Digital PA. E quali sono le pubbliche amministrazioni coinvolte? Nel progetto che attualmente stiamo realizzando, quindi il progetto attivo dal 25 maggio del 2022, abbiamo coinvolto il comune di Gemona e la sede delle ACLI di Valle d'Aosta con l'assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, dove sono situati i centri per l'impiego del comune di Aosta, quindi ad Aosta ed a Gemona. Nella nuova progettazione abbiamo poi allargato questo servizio di facilitazione digitale e lo sperimenteremo anche nel comune di Cividale del Friuli, nel comune di Ragogna, nel comune di Fagagna e nel comune di Loreto, quindi tre comuni del Friuli Venezia Giulia e uno delle Marche. Qual è l'obiettivo? Quindi quando ci siamo andati a confrontare con le pubbliche amministrazioni, diciamo, tutte diciamo, ci hanno rappresentato la volontà di ridurre il gap tra l'investimento infrastrutturale nel digitale, quindi c'è un'offerta di digitale, ci sono delle opportunità che possono cogliere i cittadini, però dall'altra parte invece ci sono delle basse competenze da parte della cittadinanza e anche una scarsa propensione ad utilizzare appunto queste opportunità tramite web. E quindi questo diciamo fondamentalmente ci è stato richiesto e come destinatari del progetto, quindi il progetto è rivolto a cittadini italiani e stranieri in generale, nel contesto di Aosta soprattutto a inoccupati e disoccupati, quindi cittadini in età lavorativa, proprio perché diciamo parte delle attività del progetto vengono realizzate all'interno di quei centri per l'impiego regionali del Comune d'Aosta. Quindi diciamo con lo sportello itinerante diciamo si va anche a raggiungere l'utenza e quindi diciamo questa è la tipologia di destinatari. L'obiettivo specifico del progetto quindi è migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei servizi online offerti dalla pubblica amministrazione. Come risultati attesi dal progetto ci aspettiamo che sia migliorata la capacità di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così come sia aumentata la conoscenza degli strumenti digitali in possesso dei cittadini per accedere ai servizi e aumentata anche la competenza digitale poi di chi ha avuto accesso ai percorsi di facilitazione digitale, no? Quindi diciamo appunto c'è questo empowerment dei cittadini che acquisiscono competenze e poi se le possono spendere anche altrove.
Le attività, non le ripeto perché comunque le attività dei progetti, proprio per quello che ho detto anche prima, sono similari, quindi sono le stesse che ho rappresentato precedentemente. Chiudo diciamo il mio intervento con la presentazione di una collaborazione che secondo me è molto interessante come, con il nostro partner di rete. Abbiamo avuto come partner di rete, quindi abbiamo fatto un accordo con ICT Academy, che è un'associazione impegnata nell'erogazione di corsi in ambito IT, quindi Information Technology, finalizzati all'inserimento e alla riqualificazione professionale. Ora, al di là del lavoro che il partner di rete sta facendo con noi e quindi diciamo, ha collaborato alla realizzazione dell'intervento di programma, diciamo costantemente diciamo, ci supporta nella implementazione delle attività dei progetti, mi sembrava interessante ecco, presentarvi che abbiamo realizzato con ICT Academy, ci ha aperto un corso di 15 ore che si è andato ad aggiungere alla formazione specifica. Quindi, al di là delle 72 ore, le 38 del Dipartimento, le 34 di ACLI, abbiamo avuto anche la possibilità di offrire agli operatori volontari di servizio civile un corso di introduzione alla cyber security. E quindi diciamo un corso che appunto sull'importanza della sicurezza sulle informazioni personali, della riservatezza dei dati, sulle pratiche da seguire per l'utilizzo di internet e dei social media, delle potenziali opportunità di carriera in questo campo di crescita. Quindi questo è il corso che abbiamo fatto fare agli operatori volontari. La cosa importante ecco, di questo corso è che prevedeva anche il riconoscimento di un Certificate of Course Completion and the Badge Networking Academy. Il corso diciamo, è stato fruibile tramite una piattaforma Cisco NetHackad e diciamo, al termine di ogni capitolo e modulo diciamo, sono stati fatti dei test di valutazione. Ma alla fine la cosa più importante diciamo, è che è stato rilasciato un certificato ufficiale dalla Cisco Academy valido in 170 paesi del mondo, quindi un'opportunità offerta agli operatori volontari di portarsi a casa diciamo, una qualifica. Per quanto riguarda appunto i due esami, diciamo, sono stati superati da tutti gli operatori volontari di servizio civile, ad eccezione di uno che ha superato l'esame, ma il punteggio non era tale da consentire il riconoscimento del Badge Networking Academy. E concludendo, ecco, mi confermo le parole della dottoressa Losco sul grado di soddisfazione degli operatori volontari di servizio civile, perché ecco, noi abbiamo un programma con diciamo, per il momento un numero ridotto di operatori volontari, però abbiamo visto che partecipano sia ai progetti ma anche alle attività formative, ecco anche a questo corso di cui vi presentavo, molto volentieri e quindi diciamo, rispetto ecco, al servizio digitale dico che è sicuramente un'ottima opportunità non solo per gli operatori volontari che sono altamente soddisfatti, ma anche per gli enti, proprio perché diciamo, questa richiesta di facilitazione digitale, questa richiesta di supporto alla transizione digitale proviene un po' da tutte le sedi. Quindi ecco, è capire nel prossimo bando di servizio civile digitale se diciamo, è possibile attivare collaborazioni, quindi coprogrammazioni tra enti, non che non sia possibile farlo ora, ma dovendo presentare poi un solo programma, diciamo, c'è appunto il rischio che non si possano poi soddisfare tutte le richieste di operatori volontari. Perché ecco, laddove si riuscisse ad avere un numero più alto di operatori volontari da presentare per programma, diciamo, sarebbe magari è possibile e auspicabile attivare anche più collaborazione e coprogrammazione anche con gli altri enti. Io chiudo qui il mio intervento e ringrazio ancora a tutti. Grazie mille al dottor Perotti. A questo punto passerei la parola al dottor Claudio Di Blasi,
dell'Associazione Mosaico. Eccolo qui in video. Prego, dottor Di Blasi. Allora, buongiorno a tutti. Claudio Di Blasi, sono presidente di Associazione Mosaico. Visto l'argomento di oggi, io mi definirei non un nativo digitale, vista anche l'età, quanto un pre-nativo digitale, in quanto nei seconda metà degli anni Ottanta ho lavorato in una multinazionale seguendo all'interno della struttura organizzativa di questo ente, occupandomi molto di sistemi informatici e informativi, e poi prima ancora dell'utilizzo di internet a livello di massa, quando ancora giravano, circolavano reti come Fidonet, ero a quei tempi collaboratore di un gruppo parlamentare. Era il 91-92, la guerra nel Golfo per la liberazione del Kuwait, e in quanto vecchio obiettore di coscienza del servizio militare, ad esempio, creai il nodo e portai il primo modem all'interno del Senato della Repubblica per condividere la documentazione a livello, diciamo, diffuso su quel che stava succedendo su questa guerra. Quindi sono un buon utilizzatore e ho trasportato questa buona utilizzazione di questi strumenti anche all'interno dell'ente di servizio civile universale di cui sono presidente, che è Associazione Mosaico. Già alla fine degli anni 90, nei primi anni del 2000, nel primo decennio, ed è stata un'esperienza e una, diciamo, che ci ha molto aiutati, visto che la nostra sede centrale è a Bergamo, durante gli anni della pandemia, appunto, per cercare di gestire il dramma in cui ci eravamo trovati obtorto collo, coinvolti direttamente a livello territoriale. Venendo, dopo questa brevissima presentazione, venendo a quello che è attualmente Associazione Mosaico e come si è inserita all'interno della prima sperimentazione del servizio civile digitale, quindi un ente con una esperienza pregressa notevole nel campo informatico e informativo. Siamo un'associazione di promozione sociale, operiamo soltanto sul territorio di Regione Lombardia. Abbiamo circa 360 enti associati, di cui circa il 50% sono enti, sono tutti enti ovviamente no profit, il 50% sono enti del privato sociale delle più varie tipologie, dalle organizzazioni di volontariato alle fondazioni, agli enti di cooperazione internazionale, chi più ne ha più ne voglia, e l'altro 50% sono enti locali che come caratteristica generale hanno quello di essere enti locali di piccole o medie dimensioni, quindi andiamo da un massimo di 25.000 abitanti anche a comuni con 1.000-1.500 abitanti, magari in zone dove il problema dell'informatizzazione è notevole, come ad esempio le zone di montagna qui appunto nel territorio della Lombardia. Come ci siamo avvicinati soprattutto al primo progetto, al primo bando sperimentale? Come hanno anticipato il Dipartimento poc'anzi, come ente di servizio civile universale abbiamo dei nostri sistemi, uno dei nostri sistemi è il sistema della progettazione, e quindi abbiamo attuato e abbiamo utilizzato il nostro sistema di progettazione per presentare questa prima sperimentazione sul servizio civile digitale. Come lo si fa? Solitamente facciamo delle presentazioni dei bandi, utilizzando anche strumenti online, raccogliendo l'interesse degli enti associati, valutando attentamente che l'interesse degli enti associati coincida, dobbiamo fare appunto una sorta di match con quelle che sono le finalità del servizio civile universale, cosa che non sempre è così automatico, e quindi elaborando poi il programma e i progetti adesso collegati da presentare appunto al Dipartimento. Abbiamo quindi presentato un programma articolato su due progetti. Attualmente abbiamo in servizio civile digitale 13 ragazzi, su mi pare 11 enti di attuazione. Sono soprattutto enti locali,
Di questi 11 abbiamo 9 enti locali, tutti di piccole e medie dimensioni, tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, e poi abbiamo anche 2 enti no profit del terzo settore, che sono in particolare una RSA, quindi una gestita da una fondazione, e un ente di volontariato protezione civile che gestisce una struttura sul territorio della città metropolitana di Milano. Cosa fanno questi ragazzi e queste ragazze? Perché ricordiamoci che spesso e volentieri il servizio civile è un'esperienza fatta da donne. Soprattutto 2 tipologie di intervento. La prima tipologia è quella del avvicinare e fornire supporto ai cittadini in tutta una serie, per avvicinarsi a tutta una serie di strutture e di servizi che sono attualmente digitalizzati. Faccio un esempio: ad esempio, qua in Regione Lombardia ci sono tutta una serie di contributi di carattere formativa o dedicato appunto alla popolazione, ad esempio dote scuola per i figli di famiglie in difficoltà o cose di questo genere, dove spesso il cittadino ha una difficoltà concreta a utilizzare gli strumenti per fare le richieste. Quindi si tratta di affiancare il cittadino da un lato e poi fornirgli poi le competenze perché possa procedere per il futuro in maniera autonoma. Dall'altro lato c'è invece tutta una serie di interventi di carattere formativo generale rivolto sempre alla popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, quindi anziani da una parte, ma noi ci mettiamo dentro tranquillamente anche i minori, per cominciare appunto a educarli a utilizzare al meglio e con la dovuta accortezza determinati strumenti. Faccio un esempio per tutti, ad esempio per gli anziani: l'apertura e l'utilizzazione della SPID, la gestione del proprio conto corrente bancario, la gestione dei rapporti con la previdenza, con l'INPS e cose di questo genere qua. Cosa possiamo dire delle esperienze che stiamo facendo e delle cose e delle caratteristiche che stiamo imparando anche noi in questi mesi, delle caratteristiche particolari di questo particolare percorso di servizio civile? Innanzitutto, una cosa che vale in generale per il servizio civile, ma che noi abbiamo su cui abbiamo puntato molto l'attenzione, ed è quella di monitorare sin dai primi giorni come si sta attuando il servizio civile all'interno degli enti di accoglienza. I progetti e i programmi di servizio civile utilizzano un meccanismo che è quello del tutoraggio, che però almeno a livello di formalità viene attuato soprattutto negli ultimi 3 mesi di servizio civile. Bene, noi questo in generale per tutti i nostri operatori volontari del servizio civile, il tutoraggio lo attuiamo anche sin dall'inizio con riunioni specifiche per sentire come sta andando il progetto con i giovani, come lo stanno attuando, come si trovano, le difficoltà, se quel che stanno facendo è coerente con quello che si è scritto nei progetti e nei programmi, perché spesso i progetti e i programmi sono un bello scrivere, ma bisogna poi passare a una attenta valutazione che la formazione, che la forma corrisponda poi alla realtà. Quindi abbiamo già, i ragazzi hanno iniziato il 25 di maggio, abbiamo già fatto 3 o 4 incontri con gli operatori volontari del servizio civile digitale per capire appunto insieme a loro cosa stanno effettivamente facendo. Quindi un'attenzione particolare alla risorsa umana. La seconda questione su cui ci siamo particolarmente incentrati è quella della formazione. Nel bando che si è chiuso il 30 settembre, noi abbiamo già la certificazione delle competenze acquisite da parte degli operatori volontari.
Questo noi lo avevamo già fatto nel bando sperimentale, anche avvalendoci, e qui veniamo al discorso della partnership di un ente accreditato alla formazione qui in Regione Lombardia, CESVIP Lombardia, e con loro abbiamo fatto all'interno dei percorsi di formazione specifica anche un particolare corso sulla questione della digitalizzazione delle competenze informatiche e informative all'interno del quadro regionale degli standard professionali della regione, il che vuol dire che al termine del percorso i volontari avranno anche una certificazione formale delle competenze acquisite in questi 12 mesi di servizio. L'altra questione su cui ci stiamo concentrando e su cui stiamo ragionando proprio in questi mesi, io non mi piace chiamarla occupabilità, ma bensì occupazione per questi giovani che stanno facendo questi percorsi, cioè come questa esperienza può diventare un'occasione poi per un inserimento lavorativo nel settore. Da questo punto di vista, una collaborazione che non avevamo scritto nei programmi e nei progetti, ma che stiamo attuando proprio in queste settimane e questi mesi, è quella con un'associazione, l'Associazione Cittadinanza Digitale, che è un ODV, un'organizzazione di volontariato. La cosa interessante è che questo ODV è un po' lo split, l'esplosione di quello che è un'azienda profit, che è il gruppo Maggiori, di cosa si occupa questo gruppo? Dell'apertura presso gli enti locali degli sportelli telematici. E quindi cominciare a capire come questa esperienza profit rivolta agli enti locali può essere poi il volano per offrire poi concretamente uno sbocco occupazionale ai ragazzi, agli operatori volontari del servizio civile. Basta, io spero di essere stato abbastanza veloce e rimango ovviamente disponibile per eventuali domande da parte dei partecipanti. Grazie mille. Grazie infinite a lei, dottor Di Blasi. E sì, direi che è stato chiarissimo. A questo punto allora cederei la parola a Patrizia Tocci di Roma Capitale. Ok, vedo che ha non la sento ancora. Ok, scusa, buongiorno. Vedete probabilmente un po'... Sì, con una, diciamo, un fascio di luce, esatto. La finestra chiusa, ma non, diciamo, non la posso chiudere ulteriormente. Bene, nessun problema. Io condivido, diciamo, lo schermo con le slide. Ok. E, allora io vi saluto, vi ringrazio tutti, sì, sono Patrizia Tocci e sono la responsabile dell'ufficio di coordinamento degli uffici e relazioni con il pubblico di Roma Capitale e della rete dei punti Roma Facili di Roma Capitale. Farei un brevissimo diciamo escursus storico, perché noi arriviamo qui oggi diciamo con una importante esperienza pregressa, diciamo, sia come Roma Capitale sia come diciamo ufficio proprio che si occupa di questi progetti, prima di servizio civile universale e poi oggi diciamo anche di servizio civile digitale. Scusatemi un attimo. Ok, allora diciamo che Roma sono diversi anni che è un ente diciamo iscritto all'albo del servizio civile e ha portato avanti nel corso del tempo almeno diciamo una decina d'anni progetti di vario tipo che riguardavano il turismo, la cultura, i servizi sociali,
questi altri progetti, diciamo, legati all'istituzione biblioteche. Già nel 2016, sempre in collaborazione, diciamo, con l'istituzione biblioteca, abbiamo cominciato a ragionare. Io sono arrivata qui, diciamo, nell'amministrazione capitolina proprio in quegli anni, prima lavoravo al Ministero Giustizia e Ministero del Lavoro, e l'ufficio che mi è stato assegnato era appunto quello che si chiamava Ufficio Rete Punti a Roma Facile, quindi il progetto in qualche modo l'ho visto nascere e insomma insieme, diciamo, ai colleghi abbiamo affrontato diversi step per il suo sviluppo. E, diciamo che ci siamo da subito focalizzati sull'intenzione di lavorare sia sul fronte della facilitazione digitale, quindi supporto, diciamo, al cittadino per svolgere determinate attività con i dispositivi, diciamo, tecnologici, insomma, e comunque con i servizi disponibili online, e anche sul fronte, diciamo, dell'organizzazione di occasioni di formazione che sono state messe in campo nell'ambito, diciamo, di un secondo progetto poi collegato a quello dei Punti a Roma Facile, che è quello della scuola diffusa per la partecipazione alla cittadinanza digitale, che prevede, diciamo, l'organizzazione di corsi, seminari e workshop su varie tematiche, diciamo, attenenti al digitale, sia come dire su tematiche, corsi di formazione, diciamo, per approfondire l'utilizzo compiuto di software di uso comune, ma soprattutto, diciamo, corsi trasversali che potevano riguardare, insomma, tematiche quali la sicurezza, insomma, dell'utilizzo della rete, come la privacy, insomma, tematiche che sono molto sentite soprattutto in quest'ultimo periodo. Chiaramente Roma Capitale è un ente molto grande, dico una banalità, però insomma la complessità dell'ente ha reso necessario che per l'avvio, diciamo, dei progetti di servizio civile ci fosse in qualche modo la creazione preventiva di una cornice per gli stessi, e anche perché come singolo dipartimento potevamo decidere per noi, ma insomma c'è il decentramento, e quindi chiaramente per l'ampliamento, diciamo, dell'idea di rete, appunto, di punti di facilitazione, era strettamente necessario passare, diciamo, per l'accordo con i municipi, e quindi prima abbiamo istituito i punti di accesso assistiti per i servizi digitali, che abbiamo chiamato Roma Facile. Dopo abbiamo modificato, diciamo, la deliberazione con l'istituzione e l'inserimento del progetto della scuola diffusa, e poi abbiamo fatto un regolamento cornice che raccontasse, diciamo, compiutamente come sono organizzati e come funzionano i punti Roma Facile di Roma Capitale. All'interno dei punti Roma Facile, anzi direi insieme ai punti Roma Facile, abbiamo inserito i progetti di servizio civile. Il primo al quale abbiamo aderito risale al 2019, e già, come potete vedere, si parlava di un contingente di operatori volontari che, rispetto a quello che ci raccontavano, insomma, i colleghi precedentemente, era già abbastanza corposo: 40 operatori volontari, e successivamente di nuovo 40, aumentati adesso, insomma, ad oggi sono 44, dislocati nelle diverse sedi municipali, in alcuni municipi, diciamo, anche in più di una sede. Già l'anno scorso abbiamo chiaramente aderito, diciamo, al bando sperimentale di servizio civile digitale con la richiesta di 6 operatori volontari, e nuovamente abbiamo aderito al bando presentato all'inizio dell'anno in corso, insomma, con la richiesta di 24 operatori volontari. E gli operatori volontari, diciamo, che impieghiamo presso le nostre sedi da subito, insomma, quindi ormai da diverso tempo, hanno assunto, cioè assumono il ruolo di facilitatori digitali, quindi affiancano presso le sedi municipali, e in particolare sono inseriti all'interno degli uffici di relazioni con il pubblico al momento, affiancano, diciamo, in dei luoghi deputati il cittadino. Il cittadino, diciamo, per tutta una serie di attività che riguardano
l'accesso, diciamo, ai servizi digitali. Abbiamo capito nel corso del tempo che è proprio questa la vocazione dei punti Roma Facile, cioè insomma dei luoghi di facilitazione che vengono attivati soprattutto nelle sedi istituzionali dell'amministrazione, e per cui di fatto i servizi, insomma le attività che vengono maggiormente richieste da noi sono tutte cose, insomma, che riguardano, diciamo, la possibilità di accedere ai servizi online messi a disposizione dall'amministrazione capitolina, come per esempio il rilascio di certificati, le iscrizioni scolastiche online, la richiesta del contributo affitti, insomma sono tanti oggi i servizi digitali che noi mettiamo a disposizione come Roma Capitale, ma soprattutto diciamo, rispetto a una tematica che è particolarmente sentita in questo periodo, è quello che riguarda, diciamo, il rilascio delle carte d'identità, che passano attraverso la prenotazione su, sito, su, insomma, su un applicativo del Ministero dell'Interno, per cui, diciamo, moltissime delle richieste che arrivano a Punti Roma Facile sono veicolate dagli uffici anagrafici, che sono solitamente molto vicini all'ufficio di relazioni con il pubblico, e quindi il cittadino, diciamo, viene supportato nella prenotazione di questo appuntamento, e poi gli viene spiegato, insomma, che si tratta di step successivi, l'appuntamento va prenotato, poi confermato, e poi solo dopo ci si può presentare presso lo sportello, insomma, per fare, diciamo, questa attività. E ci è stato molto utile nel corso del tempo all'attivazione di un sistema di monitoraggio degli accessi per capire, diciamo, chiaramente, diciamo, intanto quante persone, quante richieste riceviamo rispetto all'attività di facilitazione svolte nei punti Roma Facile, ma nel corso del tempo poi abbiamo cercato, insomma, di fare una sorta di profilazione, fra virgolette. Si tratta, diciamo, di un'attività di rilevazione dei dati che viene fatta attraverso un questionario che somministriamo attraverso un software, diciamo, open source che abbiamo acquisito gratuitamente, e che chiaramente ci consente l'inserimento di una serie di dati, insomma, se sono, si tratta di uomini, donne, quando, diciamo, la fascia d'età, il livello di occupazione, e che poi nel corso degli anni è stato ulteriormente implementato con l'inserimento di alcuni quesiti semplificati relativi al monitoraggio delle competenze digitali di base possedute, insomma, dal cittadino che si presenta nel punto di facilitazione. Ed infine, diciamo, la possibilità di far esprimere al cittadino stesso il livello di gradimento del servizio. Chiaramente, diciamo, è evidente che che per noi, come dire, l'adesione a questi nuovi bandi del servizio civile digitale è stata, diciamo, un'aggiunta, un miglioramento, cioè quello che auspichiamo, diciamo, è di riuscire a, grazie al servizio civile, di passare in realtà, diciamo, al servizio civile digitale completamente quando i numeri lo consentiranno, e in qualche modo, insomma, riuscire a migliorare quelle che sono tutta una serie di tematiche, di problematiche che abbiamo riscontrato sul territorio. Oggi, diciamo, abbiamo a disposizione 18 prof nelle sedi municipali, quindi riusciamo a coprire praticamente tutto il territorio capitolino. Abbiamo sperimentato con l'apertura di una sede mobile nel mercato, insomma, nel municipio tredicesimo, e adesso, proprio grazie al servizio civile digitale, all'ultima progettazione che abbiamo fatto, le precedenti, diciamo, erano in un programma in collaborazione con l'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, e invece il programma, insomma, di servizio civile digitale lo abbiamo fatto insieme ai centri orientamenti al lavoro, che faranno, diciamo, un'attività di facilitazione dedicata appunto alle tematiche del lavoro, e che ci ha consentito in qualche modo di ampliare la nostra copertura territoriale con l'attivazione di 12 nuove sedi sul territorio. Chiaramente il Covid
il periodo, diciamo, di Covid da una parte ha bloccato, diciamo, la possibilità di ricevere in presenza le persone, ma questo è capitato a tutti, dall'altra, diciamo, ci ha aperto la finestra su un mondo di possibilità ulteriori, diciamo, di facilitazione, facendoci pensare che è molto importante per il cittadino anche la possibilità, insomma, di ricevere un supporto, una facilitazione di tipo telefonico, oppure, diciamo, mettere i ragazzi in condizione di creare insieme ai colleghi naturalmente dei materiali, insomma, degli ulteriori materiali rispetto a quelli che già esistono, dedicati proprio all'utilizzo di determinati servizi online attraverso la realizzazione di video, anche da pubblicare, diciamo, su YouTube, insomma, quant'altro, pillole informative, brochure o vademecum che poi possono essere, diciamo, possono essere pubblicati, diciamo, a nostra cura. E gli accessi all'attività di facilitazione sono stati abbastanza, adesso è difficile commentarli oggi perché sono abbastanza discontinui, vedete nel 2018 oltre 6.000 accessi, nel 2019 21.000 accessi, nel 2020 diciamo c'è stata una, eravamo partiti molto bene, insomma stavamo andando molto bene, poi è intervenuto il Covid, per cui nei primi due mesi dell'anno abbiamo fatto quasi il totale di questi 5.000 accessi che sono, e dopodiché, diciamo, le attività si sono fermate. Nel 2021 stesso discorso. Nel 2022 l'ultima rilevazione l'abbiamo fatta a giugno e siamo, diciamo, già a 4.000 accessi. Sui dati risente molto l'attività alternativa che gli operatori volontari svolgono sul territorio, perché non abbiamo ancora un modo per monitorare quelli che sono, diciamo, i contatti che avvengono diversamente dalla presenza. Quindi stavamo pensando per l'anno prossimo, insomma, di attivare una modalità, insomma, che ci consenta di verificare il numero delle telefonate, il tempo, diciamo, di telefonate e quant'altro. E abbiamo, diciamo, questi sono, non ve li commento tutti quanti, anche per una questione di tempo, però ecco, la nostra, diciamo, attività di rilevazione ci consente di vedere proprio completamente quant'è il numero, diciamo, di accessi in ogni singola sede municipale, municipio 1, 2, 3, insomma, eccetera, eccetera, e ci consente, insomma, questa sorta di profilazione. Vedete, ci sono più donne che uomini. Le fasce di età che sono, diciamo, principalmente prese in considerazione riguardano soprattutto, diciamo, le persone che vanno dai 50 anni in su, titolo di studio, scuola secondaria di secondo grado nella maggior parte dei casi, pensionati o lavoratori dipendenti, quasi nella totalità dei casi di nazionalità italiana, ma con espressioni anche delle altre, diciamo, nazionalità principalmente presenti sul territorio, quindi Romania, Filippine, Bangladesh, Ucraina, Albania. Come sei venuta a conoscenza del servizio? Soprattutto tramite il passaparola, perché proprio a causa Covid le nostre campagne di comunicazione sono state interrotte anche su questo tema, le riprenderemo il prima possibile. E poi qui questo servizi di facilitazione richiesti ci ha fatto immaginare, diciamo, lo sviluppo possibile futuro dell'attività di facilitazione, perché come vedete nella maggior parte dei casi, insomma, le persone si recano presso i nostri sportelli per procedere alla prenotazione di appuntamenti con il TuPassi, che è quel sistema che consente a noi come ad altri enti, diciamo, la prenotazione presso gli uffici e la prenotazione, diciamo, di appuntamenti legati alla carta d'identità elettronica, con una piccola, diciamo, percentuale di richiesta di accesso ai servizi anagrafici, ai servizi di altre amministrazioni, e però vedete, insomma, la BC del computer, l'utilizzo delle app, cose di questo tipo ancora, diciamo, sono estremamente marginali, proprio perché la vocazione, abbiamo capito, che è naturale, insomma, nell'ambito di uno sportello pubblico, di un ufficio pubblico, rimane quella dell'utilizzo, insomma, dell'accesso ai servizi consentiti dall'amministrazione.
frequenza di utilizzo degli strumenti informatici, e chiaramente diciamo viene fuori quello che già sappiamo, ovvero che le persone che hanno basse competenze digitali usano molto spesso, insomma, tutti i giorni il telefonino e non usano quasi mai il tablet o il computer, e soprattutto diciamo usano il telefonino per la comunicazione, insomma, per con gli strumenti diciamo di comunicazione più comuni, WhatsApp, Facebook e quant'altro. Molto poco invece lo utilizzano per accedere diciamo ai servizi privati e pubblici, diciamo, insomma, per accedere diciamo alla possibilità di avere informazioni, quindi acquisti online, accesso ai servizi bancari e della pubblica amministrazione attraverso le tecnologie digitali. Oltre il 50% risponde per niente, il 29% risponde poco. Pochissimo diciamo sanno fare utilizzare diciamo software di uso comune, pochissimo sanno diciamo insomma lavorare sulla sicurezza dei propri dispositivi e delle proprie informazioni personali, per niente sanno risolvere i problemi relativi agli strumenti digitali. Chiaramente noi qui abbiamo lavorato partendo dal DICOMP, naturalmente, che abbiamo semplificato cercando di fare delle domande che fossero pertinenti rispetto alle competenze diciamo che possiamo immaginare avere le persone che si rivolgono ai nostri servizi. Il gradimento delle attività che soprattutto i ragazzi svolgono è sempre molto alto. E quindi vi dicevo, cioè l'idea di questa base di partenza che noi abbiamo ormai corposa nell'ambito dell'amministrazione ci ha portato a fare delle riflessioni che nella progettazione del servizio civile digitale insomma ci hanno come dire fatto spostare dalla sede territoriale fissa ed immaginare un servizio di facilitazione itinerante in grado di andare a ricercare diciamo dei target non necessariamente diversi, però interessati ad altre tematiche rispetto ai servizi della pubblica amministrazione, in particolare della nostra, e dall'altra parte ci hanno fatto creare un progetto specificamente dedicato a questo tipo di servizi in maniera tale da poter poi immaginare insomma delle evoluzioni future che ci consentano di far fare diciamo ai ragazzi anche altro. Concludo dicendo diciamo riprendendo quello che diceva il collega Di Blasi, che anche noi monitoriamo costantemente come ufficio di coordinamento, quindi sia URP che PROF, parliamo con i colleghi e parliamo con i ragazzi almeno diciamo 4 volte l'anno, ci siamo diciamo dati come obiettivo minimo, in maniera tale da avere sempre un feedback di quello che sta accadendo nelle diverse sedi e contemporaneamente insomma periodi alterni, visto che le sedi sono tante, ci richiamo personalmente da loro e siamo sempre a disposizione insomma soprattutto dei ragazzi per ogni tipo di come dire di sollecitazione, di suggerimento, di problematica volessero esporre. Vi ringrazio per l'attenzione e diciamo colgo l'occasione per dire che proprio in un'ottica di sviluppo del progetto noi siamo diciamo come ufficio insomma come Roma Capitale, noi abbiamo anche un ufficio del servizio civile dedicato nell'ambito dell'ufficio di scopo per le politiche giovanili, per cui diciamo siamo un gruppo corposo di coordinatori e di coordinatori dei coordinatori e siamo a disposizione insomma per eventuali collaborazioni con voi e per ogni tipo insomma di supporto o suggerimento fosse necessario. Grazie. Grazie mille, dottoressa Tocci, grazie per la sua testimonianza. Ora direi di passare alla quarta ed ultima testimonianza, quella di Annalisa Schillaci di Ulreia Pedara. Eccola, la vedo, non la sento ancora. Non sapevo di dover attivare l'audio.
Ok, dunque lei è l'ultima, ma non per questo meno importante, anzi, testimonianza che sarà sicuramente molto differente rispetto alla presentazione, insomma, giustamente della dottoressa Tocci, perché ovviamente si tratta, come dire, di mettere a confronto due realtà molto diverse. Non vi rubo altro tempo, le passo la parola, prego. Grazie infinite, mi sento tutta la responsabilità di essere l'ultima per una serie di motivi, sia perché ho sentito autorevolissimi interventi di big del servizio civile, non soltanto perché enti grandi, ma perché vantano un'esperienza sicuramente più ampia della mia. Io avrò un contributo da condividere con tutti voi, ma permettetemi di dire due attimi cosa è Ultreia Pedara. È un'organizzazione di volontariato che fondamentalmente opera con sportelli di orientamento, quindi abbiamo attivato, i volontari si attivano per diverse tipologie di sportello orientamento, orientamento universitario, orientamento al lavoro, orientamento ai servizi del territorio. Organizziamo attività culturali, organizziamo anche attività di protezione civile, o meglio, interveniamo in attività di protezione civile, essendo anche una piccola organizzazione di volontariato di paese. Il nostro comune Pedara, alle falde dell'Etna, è un comune di neanche 15.000 abitanti. Siamo una piccola organizzazione di volontariato fatta solo da volontari, ma non per questo non siamo riusciti, per follia, esclusivamente perché per follia, perché solamente dei matti potrebbero fare quello che cerchiamo di fare noi in modo più o meno sclerante, nel senso che ci sono periodi dell'anno, la progettazione, la selezione in cui diamo di matto un po' tutti, ma questo non ci permette di fare servizio civile, e quindi aggreghiamo 12 enti di servizio civile tra piccoli comuni della provincia di Catania e della provincia di Enna, quattro organizzazioni di volontariato, una APS ed anche, per non farci mancare nulla, un ente ecclesiale, quindi una congregazione ecclesiale. Ci divertiamo a fare quello che facciamo, e quindi un'ulteriore responsabilità è quella di non essere troppo tediosa, considerando che il servizio civile ingloba una serie di enti che per mission, per statuto o per finalità è veramente molto molto diverso. Per cui io, se mi permettete, condividerò la mia presentazione frutto di una nottata insonne, e quindi vi chiederò scusa se doveste trovare delle grandi stupidate, più che altro per avere un filo conduttore che vi guidi, anzi che mi guidi all'interno di un mondo all'interno del quale io ed altri volontari spendiamo veramente parecchio tempo. Figuratevi che oggi ho preso un giorno di ferie al lavoro, io faccio un altro lavoro, per cui ho preso un giorno di ferie al lavoro per rispondere a questa richiesta di condivisione. Sono anche il coordinatore responsabile del servizio civile della nostra piccola rete, e oltre ad essere anche il legale rappresentante, il presidente. Solo un'annotazione sul cosa voglia dire Ultreia. Vuol dire più avanti, e il nostro simbolo, come vedete, è una conchiglia stilizzata, è la stessa conchiglia che si trova sul Cammino de Santiago in Spagna, da cui abbiamo preso quei valori fondanti sulla quale abbiamo basato il nostro agire, ovvero la solidarietà, la scoperta, l'esperienza. Tant'è vero che noi abbiamo deciso, imbarcandoci nelle avventure del servizio civile e ancor più con il servizio civile digitale, di aprire un ombrello. Ogni tanto mi piace utilizzare delle frasi che magari potrebbero sembrare delle frasi fatte, ma se camminassimo soltanto nelle giornate di sole, quindi stessimo soltanto nella nostra comfort zone, non riusciremmo mai a raggiungere l'obiettivo. Questa è una foto fatta da un posto simbolo sul Cammino di Santiago, che si chiama Monte do Gozo, ed è il primo posto dove si vedono le guglie della Cattedrale di Santiago, segno che finalmente, dopo tanta fatica, siamo riusciti ad arrivare
alla meta, è il Monte do Gozo, cioè il Monte della Gioia, è il luogo dove il pellegrino che finalmente ha trovato la sua, è arrivato alla sua meta, può finalmente gioire dei risultati che ha ottenuto. E i nostri risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti, li stiamo vivendo. Abbiamo partecipato alla sperimentazione del primo servizio, della prima programmazione, il nostro programma si chiama perché in questo momento è in attuazione, Apprendimento e Socialità, guardiamo insieme al futuro. Siamo un po' fissati con i titoli un po' particolari ed operiamo all'interno dell'ambito d'azione del rafforzamento della coesione sociale anche attraverso l'incontro tra generazioni diverse e l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Quindi abbiamo messo dentro questo programma, il nostro programma, le pubbliche amministrazioni, le associazioni di volontariato che lavorano insieme. Gli obiettivi di programma sono quelli di fornire una istruzione di qualità e quelli di ridurre le disuguaglianze, perché riteniamo che fossero i due obiettivi per lo sviluppo sostenibile più rientranti a quello che noi abbiamo intenzione di fare e che stiamo fondamentalmente facendo, o meglio, lo stanno facendo i nostri ragazzi. E i nostri due progetti si chiamano Un Past per il Futuro, per la realizzazione del percorso dell'attività di facilitazione digitale con l'educazione digitale, e facciamo Puzzle. Puzzle, non ve lo faccio lo spoiler, è un acronimo, ma non è una invenzione nostra, lo abbiamo un po' scopiazzato in uno di quei giorni di pioggia in cui non sapevamo cosa fare di questo progetto di servizio civile digitale, ma che veramente volevamo fare perché ne abbiamo una certa tradizione. E quindi il secondo progetto, facciamo Puzzle nell'ambito dell'assistenza, realizza la facilitazione digitale con la creazione di punti di assistenza digitale e servizi di sostegno all'utenza. Ve li spiego un po', ve li racconto un po' in maniera molto sommaria. Un Past per il Futuro interviene nel settore dell'educazione, nell'area dell'educazione informatica, ma anche degli sportelli in forma. E quindi abbiamo creato uno sportello in forma digitale. Visto che avevamo sportelli orientamento, abbiamo creato lo sportello in forma digitale, all'interno della quale vengono promossi tutta una serie di corsi di formazione online gratuiti, quindi i ragazzi sono degli smanettoni che vanno alla ricerca di corsi di alfabetizzazione informatica del tutto gratuiti, poi da erogare all'utenza, e nel frattempo i ragazzi stessi offrono una educazione informatica anche telefonica, più che un'educazione, un'assistenza, un supporto telefonico a chi ne avesse necessità. Interveniamo nell'area dell'educazione digitale con le attività chiamate Diventa Cittadino Digitale, come vi dicevo, diamo sempre dei nomi alle cose proprio per identificarli, e a ciascuno la sua competenza. Ogni tanto nella mia presentazione troverete delle scritte in blu. Si tratta di, ve lo anticipo, faccio spoiler, anzi spoiler, si tratta di spoiler perché anticipano un po' alcune cose che vogliamo mettere in comune e che possono essere utili un po' a tutti quanti. Nell'area invece di sportello informa abbiamo pensato di creare appunto il SID, che può diventare SIDI, cioè sportello in forma digitale itinerante, nel momento in cui ci sono delle fiere, ci sono delle feste patronali, piuttosto che all'interno di centri commerciali, in particolari momenti dell'anno in cui sono molto più frequentati. E quindi i nostri ragazzi, insieme ai volontari, tablet sotto braccio, vanno in giro un po' per negli eventi fieristici o eventi culturali della provincia, per offrire questo sportello in forma digitale itinerante. Il Facciamo Puzzle, invece, opera nel settore dell'assistenza, si rivolge a adulti, anziani soprattutto, ma anche a minori e giovani, e ha obiettivi di progetto che sono un po' quelli estrapolati dalle necessità del territorio, perché noi siamo fermamente convinti che il servizio civile sia un atto d'amore per il territorio. Quindi se ci sganciamo da ciò che il nostro territorio richiede, rischiamo di fare dei progetti che non sono altamente rispondenti a quello che serve al territorio. E nel progetto Facciamo Puzzle
abbiamo inserito, ma era una cosa ovvia, un meta obiettivo che è quello di formare anche i volontari. Vi porto un'esperienza un po' così al volo. Si chiacchierava un po' tra addetti ai lavori e tu selezioni maggiormente ragazzi che hanno già competenze digitali o ragazzi che ne hanno un po' meno. E tu facciamo un po' un misto, così una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. I ragazzi possono imparare qualcosa, ma possono anche dare un proprio contributo già più o meno qualificato. Facciamo puzzle, è un punto di accesso assistito ai servizi online, che non è un internet point, ma è un luogo dove ci si può andare anche fisicamente per ricevere assistenza nei momenti in cui solitamente gli altri uffici sono chiusi. E quindi noi operiamo prevalentemente di pomeriggio oppure di sera o il sabato e la domenica. I puzzle possono essere continuativi, possono avere delle attività continuative, e quindi tutti i puzzle fanno la stessa cosa, ma possono anche attivare delle attività specifiche, brutto da dire, attivare attività specifiche e fare anche delle postazioni mobili. Quindi anche in questo progetto abbiamo previsto il nostro operatore volontario e insieme all'OLP, piuttosto che ad altri volontari dell'associazione, con il loro tablet sotto braccio, ad andare un po' in giro laddove serve quella assistenza e quindi quella facilitazione digitale. Questo è il primo prodotto di questa facilitazione digitale, cioè una locandina creata dai giovani attualmente in servizio presso una delle sedi del progetto PASO, che è stata diffusa via social. È stata diffusa via social ed è stata anche stampata in qualche copia per i supermercati, insomma, per fare il solito volantinaggio e far sapere a tutti, anche quelli che non sono sui social, che esiste questo servizio dedicato. Le attività del progetto a carattere continuativo sono in rosso con i loro nomi, SOS Multimedia, per ricevere l'assistenza e il supporto anche telefonicamente. Spesso e volentieri i ragazzi ricevono in sede, arrivano delle telefonate dicendo scusami non riesco a recuperare la password di questo servizio, come faccio? Allora gli smanettoni, perché ormai sono definiti così i nostri giovani, gli smanettoni si mettono lì e cercano di comprendere qual è il problema e quindi telefonicamente supportano l'utente nella risoluzione del problema. Nelle pubbliche amministrazioni queste attività di progetto a carattere continuativo hanno una notevole rilevanza perché servono a mediare i servizi offerti dai comuni verso l'utenza. Spesso l'utenza non sa che invece di farsi quei 25 scalini per dover salire all'ufficio, per andare all'ufficio protocollo, perché ci sono dei furbi comuni che mettono gli uffici protocolli al primo piano, non sanno che possono sostituire questi 25 scalini e questo foglio cartaceo con uno SPID, con una PEC, e quindi le amministrazioni comunali hanno pensato bene di spiegare ai cittadini questa possibilità, la possibilità cioè di avvicinarsi a tutti i servizi erogati dalle amministrazioni anche attraverso il digitale. Ovviamente le attività sono sempre calibrate in base a ciò che richiede l'utenza, non sono mai standardizzate. Il carattere invece specifico dei puzzle si esplicitizza da una parte con le attività rivolte agli adulti alla terza età, e quindi abbiamo pensato insieme con un click che ti insegno lo smartphone, con il coinvolgimento anche di scuole che non fanno parte del mondo servizio civile. Per cui abbiamo pensato di aggiungere un ulteriore aggravio, diciamo, alla nostra realizzazione di progettazione, perché non vogliamo che ad insegnare l'utilizzo dello smartphone alle persone più anziane o più fragili o a imparare a usare il cellulare, vista la pandemia, tutti quanti, mia madre a 92 anni ha voluto lo smartphone, è stato parecchio difficile riuscire a insegnarle
qualcosa io da figlia, sicuramente un giovane avrebbe fatto diversamente, avrebbe fatto meno fatica di me rispetto essendo figlia, almeno solamente per la pazienza che i ragazzi hanno verso la persona più grande, più anziana che magari non conosco. Quindi abbiamo pensato che non andassero soltanto gli operatori volontari, ma anche degli alunni delle scuole che all'interno dei comuni piuttosto che delle associazioni di volontariato potessero svolgere i loro percorsi di alternanza scuola-lavoro, quelli che una volta erano percorsi di alternanza scuola-lavoro. E quindi tutti insieme appassionatamente fare qualcosa, fare cittadini attivi. E quindi abbiamo pensato a queste attività proprio per avvicinare al mondo del servizio civile, della cittadinanza attiva, anche gli studenti delle scuole superiori. Un'ulteriore attività di carattere specifico è rivolta ai minori e ai giovani ed è i giovani digitali. Spesso e volentieri alcuni giovani, per quanto possano essere nativi digitali, non hanno idea di come utilizzare al meglio, io aggiungerei, alcuni device o alcuni sistemi. A mo' di aneddoto, mi ricordo che un mio ex alunno, un alunno di quinto anno, io sono un insegnante, un alunno di quinto anno, dopo un mesetto che parlavo di elaborato in formato Word, finalmente mi disse: "Prof, ma cos'è Word?" E questo mi fece capire che spesso e volentieri i giovani più del social non hanno come competenza digitale. Mi chiedo scusa per il tossire, ma è la stagione. Un'ulteriore attività di carattere specifico è la scuola digitale. Questo è un mio particolare e personalissimo contributo alla progettazione, perché credetemi, tanti insegnanti ancora, così come anche gli studenti, ma anche le famiglie, hanno delle difficoltà a rapportarsi con la scuola, che è un ente pubblico ovviamente, per quanto riguarda le varie comunicazioni, piuttosto che gli adempimenti che sia le scuole, la famiglia, sia gli insegnanti e la scuola in generale, ma anche gli studenti, debbono fare nella fruizione del servizio istruzione. Chi sono i partner di tutti questa ambaradani? I nostri partner nella progettazione sperimentale sono stati un'associazione di volontariato, un'agenzia editoriale, una tipografia, quindi un ente profit, e una scuola, ecco l'azzurro, quindi questo vuol dire che c'è uno spoiler, l'ente rete, un'altra scuola. Qualcuno sicuramente sarà già pensando a cosa potrebbe essere questo spoiler. La certificazione delle competenze è stata curata, anzi sarà curata, perché abbiamo pensato di fare la certificazione di competenza con l'esame finale alla fine del percorso dei nostri progetti, quindi all'undicesimo mese, undicesimo all'inizio del dodicesimo mese, contemporaneamente al percorso di tutoraggio, e sarà l'ente Certipass che erogherà una delle certificazione delle sue certificazioni. Di solito dovrebbe essere la 7 moduli, però chiederemo ai giovani se quale tipologia di certificazione vorranno in funzione della loro dei loro interessi, quindi potranno scegliere tra il 7 moduli piuttosto che il progressive, piuttosto che l'IM o altre certificazioni che vengono offerte dall'ente Certipass. Anche in questo caso c'è un alert spoiler che, tranquilli, vi farò vedere tra un po'. Ecco i nostri giovani attualmente in servizio sotto l'Etna fumante, al termine, credo fosse una fotografia, al termine della formazione specifica, del primo ciclo di formazione specifica. Adesso siamo in attesa di fare la seconda parte della formazione, che è quella centralizzata di competenza del Dipartimento. Giovani attualmente in servizio appartengono fondamentalmente, o quantomeno questi sono solo quelli sono sotto la mia ala protettiva in un certo senso, e sono quelli che sono più stimolati perché appartengono alle associazioni di volontariato, oltre a Pedare e all'ente coprogrammante Comitato Provinciale delle Misericordie. Abbiamo pensato di fare due foto perché nella stessa maglietta abbiamo messo il login di un'associazione dall'altra parte, poi si sono girati e si trovano il login dell'altro, sul cuore ovviamente il logo del servizio civile digitale in questo caso.
tutti. Siamo i volontari del Servizio Civile Digitale dell'Associazione Ortaia Petara. In questo video vedremo cos'è lo SPID, a cosa serve e cosa è necessario per crearlo. Lo SPID, ovvero Sistema Pubblico Identità Digitale, consente di poter accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni, ad esempio il portale dell'INPS, servizi dei comuni e delle province, iscrizione scolastica, presentazione domanda per il servizio civile, agenzie delle entrate, prenotazioni sanitarie e tanto altro ancora. Per poter creare lo SPID è necessario scegliere uno dei tanti gestori di identità digitale come TIM, Sielte, Poste, Namiria, Aruba.it e tanti altri. Inoltre è necessario avere un indirizzo di posta elettronica, un documento di identità, tessera sanitaria e numero di cellulare. Per maggiori informazioni sullo SPID potete contattarci telefonicamente e sui social su Ortaia Petara o venirci a trovare in via Pizzoferro numero 5 a Petara. Spero che il video vi sia stato utile. Un saluto da Ortaia Petara. Ed ecco, questo è uno dei prodotti fatti da uno dei due progetti che sono in questo momento in servizio all'interno della sede di Ortaia Petara. Questo potrebbe rappresentare il passato che è tuttora in corso, che si trasforma in presente nel momento in cui... Ehi, tu, ti appassiona il mondo del digitale? Sì. Vuoi mettere a disposizione le tue competenze informatiche e aiutare gli altri? Sì. Stai cercando di entrare nel mondo del lavoro, ma non sai come fare? Sì. Ti piace il lavoro di squadra? Sì. Se la risposta a queste domande è sì, il Servizio Civile Digitale fa il caso tuo. Visita il sito Ortaia Petara e scegli il progetto che fa per te. Come avete notato, queste sono le foto live. Ecco, in questo momento in sede ci sono due ragazze del progetto Facciamo Paso, no, Un Paste per il Futuro, in questo momento sono in sede, e hanno voluto anche loro seguire questo webinar. Chissà, magari stiamo crescendo dei volontari del futuro, voglio sperarlo quantomeno. Si sono anche attrezzati per quei momenti morti che sicuramente ci sono all'interno del servizio con le loro tasse. Ovviamente io non ne sapevo nulla di tutto questo, mi hanno solamente mandato le foto e io le ho inserite nella presentazione così un po' al volo. Per noi però la condivisione non è una scelta, perché non è una scelta obbligata. Dal digitale, dalla programmazione digitale della sperimentazione, siamo passati alla programmazione del PNRR condividendo per moltiplicare, perché per noi è diventata vincente la possibilità di fare qualcosa in più, perché siamo matti, ve l'ho detto già prima, per cui fare le cose solamente a casa nostra non ci piace. E allora siamo passati dalla sperimentazione del PNRR con il programma da apprendimento e socialità a insieme, connessi e competenti. Puzzle è diventato Facciamo un puzzle insieme, perché insieme è meglio. Un passo per il futuro è diventato un passo per il nostro futuro e siamo passati dalle province di Enna e Catania a tutta l'Italia, grazie al fatto di aver coinvolto altri enti titolari, per cui l'ente titolare Comitato Provinciale delle Misericordie con le sue sedi e due enti di accoglienza. Vi ricordate lo spoiler dell'Ipsat che era scritto in azzurro? Eccoli, gli enti che nella prima progettazione erano stati coinvolti come partner e come ente rete, li abbiamo accreditati. Anzi, ci hanno chiesto, no, accreditate anche noi, perché noi vogliamo farli pure i progetti di servizio civile, non solo nel digitale. E quindi sono diventati, nel tempo, degli enti di accoglienza.
oltre a Pedara, con i nostri enti di accoglienza, e abbiamo coinvolto anche un comune piuttosto grande della provincia di Catania, ma a livello nazionale abbiamo potuto coinvolgere la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per cui nei prossimi giorni ci saranno le selezioni di 60 giovani che verranno avviati entro l'anno. Lo scorso anno ne avevamo soltanto 19 perché non siamo riusciti a coprire un posto. Quest'anno abbiamo fatto, scusate l'espressione, il botto, perché abbiamo avuto a fronte, non so, in una stessa sede di 3 domande per 2 posti, quest'anno ci siamo ritrovate 25 domande per 2 posti nella medesima sede. Questo potrebbe essere il motivo, questo potrebbe essere il volano, quello che ci fa capire che probabilmente questo genere di attività hanno molta più presa nei giovani. E voglio, mi piace pensare che questo esplosione di domande sia stato causato, anzi a merito del video che hanno fatto i nostri ragazzi che invitavano a fare la domanda di servizio civile. La nuova programmazione prevede sempre la nostra, i nostri amici dell'associazione Giovetenè, un'associazione culturale della zona, sempre l'agenzia editoriale, si è aggiunta una software house e l'istituto comprensivo Casella, un'altra scuola media, però questa volta non facciamo spoiler, anche perché ancora abbiamo le carte sul tavolo. L'ente rete questa volta è diventato il centro per l'impiego di Catania, che è già ente rete per il servizio civile per le progettazioni ordinarie. Ci ha fornito la sua partecipazione come ente rete, insieme ad un'altra associazione che si chiama agenziadellavoro.com, che non è un'associazione non iscritta all'albo ovviamente, proprio per dare quella valenza un po' più personalistica del servizio civile digitale, perché se i ragazzi dopo la nostra l'esperienza che vogliamo far vivere loro riusciranno a trovare lavoro grazie anche possibilmente alla certificazione delle competenze, anche questa volta curata da Certipass, avremo raggiunto anche un ulteriore obiettivo, che non è soltanto quello della difesa della patria con mezzi non armati e non violenti, non è soltanto quello della cittadinanza attiva e della solidarietà, ma è anche l'affermazione di ciascuno dei giovani. Un po' di spoiler ve lo faccio in questo modo, perché per noi è stata un po' una scelta obbligata aderire al progetto di servizio digitale, perché già facevamo questo genere di cose. Eravamo già servizi di informazione, essendo un e-center accreditato di Certipass, c'è l'ente che fa le certificazioni. Quindi non abbiamo fatto altro che alzare il telefono e dire: sentite, riuscite a fare un programma fatto apposta per questi ragazzi piuttosto che far fare il corso, gli facciamo fare soltanto l'esame? Sì, si può fare, facciamolo, e lo abbiamo fatto. Io ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione, spero di non avervi tediato, vi lascio i nostri riferimenti, ma quello che è più importante sono i nostri social, che sono curati quasi esclusivamente dai nostri giovani. Sul canale YouTube potrete trovare tutta una serie di contributi, sia al digitale sia per altre programmazioni, sempre fatti dai giovani del servizio civile. Chiudo con una nota. Abbiamo scoperto da un paio di giorni a questa parte, non un paio di giorni, un paio di settimane a questa parte, una grande attenzione da parte delle chiese, cioè dei sacerdoti, che chiedono l'attivazione del PASO, l'itinerante, che ne so, dopo la messa domenicale, piuttosto che il sabato pomeriggio, perché hanno intenzione di offrire questo servizio ai propri parrocchiani, perché si diffondono sempre più i gruppi di preghiera online. E è una cosa non strana, per chi ovviamente è credente è una cosa bella, la possibilità di poter fare qualcosa insieme, anche stando a distanza. Quindi anche le chiese prossimamente saranno tra i nostri enti di accoglienza, non lo sappiamo, ma quantomeno tra i fruitori del nostro servizio. Grazie infinite, dottore, professoressa Schillaci. Come sempre, devo dire, è stato veramente molto molto bello. Sono state 2 ore, sono volate,
perché ci è stata data la possibilità di vedere davvero una carrellata di esperienze diverse. Io inviterei solo la dottoressa Losco a dare un chiarimento ad una domanda che è stata posta rispetto al fatto che chi è già, ha già una convenzione attiva deve semplicemente aspettare che esca l'avviso, in modo tale che poi, una volta data questo chiarimento, direi che possiamo dare assolutamente l'avvio ufficiale alla coprogettazione. Abbiamo visto davvero tante realtà, quindi sarebbe veramente molto bello. E qualcuno chiede anche quando uscirà il prossimo avviso. Prego, dottoressa Losco. Allora, prima di tutto fatemi ringraziare i colleghi che si sono prestati relativamente, prima di tutto il Dipartimento della Trasformazione Digitale, che ringrazio chiaramente, ma ringrazio gli enti. Come avete visto, l'impegno per la maggior parte, vengono fuori delle esperienze assolutamente incredibili, sono proprio impegni volontari che prendono forma in territori anche importanti. Ecco, mi rifaccio all'esperienza della collega di Utreia Pedrara, che è veramente significativa e si rivolge alle scuole. Ecco, sono quindi settori anche che operano assolutamente nell'ambito di attività volontarie, quindi sono lodevoli e importanti anche per questo. Quindi è proprio l'impegno della società civile e che si dispiega sui territori anche difficili. Allora, il prossimo avviso, quindi dopo questi ringraziamenti vi do le informazioni relative all'avviso al quale partecipare. L'avviso sarà pubblicato entro novembre, ovviamente la nostra è una programmazione che tiene conto di quanto abbiamo fino adesso già preventivato. Qualora ci fossero, delle questioni e degli aggiornamenti ulteriori, ne daremo poi opportuna comunicazione sul sito del Dipartimento e quindi avvertiremo. Comunque, come da programma, perché ci sono degli impegni ovviamente fissati al PNRR, attualmente la pubblicazione è prevista entro novembre. Cosa significa? Che noi prevediamo che entro ottobre possa venire le sinergie che possano ulteriormente essere sviluppate, siano messe in atto con l'interazione col Dipartimento e l'interazione con voi. A novembre uscirà l'avviso e si avranno, tipicamente vengono dati almeno 2 mesi, per rispondere all'avviso e quindi presentare le proposte. E ovviamente tra enti che hanno già stipulato una forma di accordo o si sono iscritti all'albo come enti di accoglienza o nelle forme che vi ho specificato di partnership a diversi livelli. Quindi dopo l'avviso, tipicamente, quindi c'è il tempo di presentazione dei programmi di intervento, dopodiché c'è la fase di valutazione, si apre la fase di valutazione e quindi viene selezionate le proposte in base a dei criteri che sono comunque pubblicati già in circolare, quindi sono ovviamente resi pubblici prima della pubblicazione dell'avviso, e il bando per i ragazzi volontari quindi è previsto per l'anno prossimo, auspicabilmente a fine, probabilmente il mese più idoneo sarà aprile-maggio. Ecco, questa è la schedulazione di massima. Comunque, se ci soffermiamo alla prima fase, quella di risposta all'avviso, le operazioni potranno iniziare da parte vostra entro fine novembre, ok? Quindi con pubblicazione nostra, che appunto è entro fine novembre. L'altra domanda a cui volevamo rispondere, Daniela, che mi aveva messo in evidenza. Sì, chiedevano un comune che ha già la convenzione, deve semplicemente aspettare che esca il nuovo avviso. Allora, chiedevano conferma di questo. Allora, voi sapete che noi non facciamo convenzioni con gli enti, no? Quindi cosa c'è? C'è una risposta all'avviso, quindi se il comune in questione, ora mi sfugge, non riesco a ritrovare la domanda, se il comune attualmente ha un programma di intervento in corso, evidentemente è un comune che ha risposto già a un nostro avviso. Può sicuramente rispondere al prossimo avviso e saprà che in base a questa tempistica di massima che io vi ho dato, che probabilmente i progetti potranno essere messi a terra, cioè iniziare a essere avviati non prima dell'estate prossima. C'è questo periodo procedurale
che intercorre praticamente dalla fine di novembre, no? Che è data dalla valutazione, dalla pubblicazione delle graduatorie. Quindi non c'è un convenzionamento in atto con gli enti di servizio civile, c'è un finanziamento da parte del Dipartimento di alcune posizioni che fanno afferenti a dei progetti. Quindi qualora il Comune avesse già dei progetti di servizio civile digitale in atto, può sicuramente riproporli o proporne nuovi al prossimo avviso e li farà partire chiaramente in schedulazione quando sarà prevista la partenza di tutti i progetti del secondo ciclo PNRR, cioè presumibilmente l'estate prossima. Ecco, quindi la risposta è sicuramente sì. Perfetto, la ringrazio infinitamente. Io vi anticipo che il 12 ci sarà un nuovo webinar, per cui se avete dei colleghi o se siete interessati a partecipare al prossimo webinar, sappiate che verrà pubblicato l'evento. Chiaramente nel prossimo appuntamento avremo delle altre, diciamo, degli altri contributi da parte di altri enti. Perciò ecco, mi permettevo, come dire, di ricordare questo appuntamento proprio perché dalle testimonianze che voi ci avete lasciato in chat si evince che chiaramente che è stato un momento di grande interesse anche e soprattutto direi per il confronto, per l'illustrazione che abbiamo avuto di la carrellata davvero di esperienze molto diverse tra di loro e che quindi possono essere davvero uno spunto e possono dare il via, diciamo, a delle nuove progettazioni. A questo punto chiederei a tutti i relatori, insomma, se riescono a presentarsi in video perché concludere questo nostro appuntamento. Io vi ringrazio davvero uno per uno perché è stato un'occasione veramente molto bella per vedere, insomma, dal vivo tutti coloro i quali portano avanti il servizio civile, in questo caso il servizio civile digitale, con insomma incalzando in pieno lo spirito, come giustamente diceva la dottoressa Losco, dell'attività puramente volontaria. Vi ringrazio tutti, vi aspettiamo eventualmente al prossimo appuntamento, vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie.